Devastazione è l'unica parola che descrive lo scenario che la tromba d'aria ha lasciato dietro sé a Gallipoli. Arrivata dal mare durante il nubifragio delle scorse ore, in pochi minuti ha travolto ogni cosa. Qui siamo sul lungomare Galilei. Il vento è entrato da questi due locali mandandone in frantumi le vetrate, è uscito abbattendo un'altra porta e poi ha percorso un'intera via. Il tifone è arrivato dal mare dopo aver devastato i locali, ha attraversato portando via con sé tutto quello che trovava al suo passaggio, tutta via Mazzarella. Nel Sea Restaurant la furia del vento ha travolto tutto ed ha battuto il muro divisorio che separava il ristorante dal bar attiguo. Persino il bagno, che si trova sul retro, è stato distrutto. Per strada quel che resta dei calcinacci venuti giù da questo palazzo. Il più è stato rimosso, ma ovunque è così e diverse aree sono state transennate perché c'è ancora il pericolo di caduta. Questo signore sta entrando per la prima volta in casa sua per sincerarsi dei danni e ci permette di seguirlo. Gli infissi e persino la ringhiera in ferro del balcone sono stati completamente sradicati e portati via dalla tromba d'aria. Questa è la pensione Cala Scirocco. A prima vista non sembrano esserci grossi danni, ma salendo il piano superiore ci si accorge di cosa sia successo. Quella che vedete era una camera, la più bella, la numero 7, che affaccia sul mare. Ora non ha più i muri. Era una bellissima camera, era al completo, vista mare, come può vedere. Purtroppo in un solo attimo è sparita. Lei era qui quando è successo? Ero al piano di sotto. Che cosa ha sentito? Che cosa ha visto? Grossissimo, visto dopo, un grossissimo boato, quando sono salito mi sono reso conto di quello che era successo, purtroppo. Ci rimettiamo sotto e continuiamo. Ci sono famiglie che hanno perso tutto, le cui case sono devastate. Per pudore non hanno voluto che ci entrassimo con le telecamere. Per rimettere in piedi la città bella non c'è tempo da perdere e c'è chi si sta già muovendo ed ha messo su un centro di coordinamento per le operazioni di messa in sicurezza. Come Movimento Regione Salento stiamo offrendo la disponibilità della segreteria del Movimento per offrire una regia a quelli che possono essere gli aiuti, la macchina degli aiuti che deve mobilitarsi a sostegno dei cittadini gallipolini e offrendo la disponibilità di una cordata di imprenditori, di professionisti che mi hanno dato già disponibilità e ci metteremo tutti quanti a disposizione di chi dovesse avere bisogno, offrendo servizi, offrendo le consulenze, offrendo anche il lavoro di operai, impiantisti, edili. Gallipoli è ferita, ma si sta già rimboccando le maniche e la sua gente pensa a chi sta peggio, a chi per il maltempo ha perso la vita. Bellissima posizione, ammirate Gallipoli, ma purtroppo contro, come devo dire, il divertimento della natura non possiamo farci nulla. Stiamo meglio di chi non c'è più, mi riferisco alla Sardegna. Abbiamo messo il bagno diviso in due, per favore. Il bagno di là?